Segheria in questo luogo non poteva che essere Carlo Cracco a riuscire a dare vita ad un progetto come questo. Segheria è un luogo amato, storico, tenuto con la sua verità e doveva essere compreso e capito. E Carlo ci ha messo 10 minuti e siamo qua con questo progetto che credo sia una storia, un racconto di accoglienza e di apertura al pubblico come se fossimo in una casa, una sorta di casa di campagna, perché Segheria dà un po' questo, quando entri in cortile anche i suoni diventano un po' ovattati, è come essere un po' in un altro mondo. E credo che questo sia il progetto a cui abbiamo dato vita tutti insieme. Il concetto è quello di dare vita nuova a questo luogo, che è un luogo molto particolare, magico, e farlo attraverso il rispetto, il recupero, l'intelligenza, il gusto e il buon vivere. Il cibo è un cibo di recupero, anche quello per certi versi, perché si va un po' a recuperare, a riscoprire sapori, ingredienti magari dimenticati. Adesso tra poco cominceremo una collaborazione con i prodotti del Parco del Ticino, che è poco lontano da qui, proprio per la tutela dell'ambiente, la riscoperta dei prodotti, diciamo, del territorio anche, e non solo, perché poi vengono rivisti in una chiave internazionale, per cui non solamente in chiave locale, per cui prodotti locali, ma visione internazionale. Io sarò un po' le braccia, diciamo, e quello che cercherà di Sei rendere più. l'arto operativo. Esatto, bravissimo. Non facciamo casino, Quello che tu poi metti a suda, quello che suda. posto. Però guarda, a me piace tantissimo, la mia più grande passione, quindi lo faccio con amore e con tanta voglia. Cercherò di umanizzare un po' tutto ciò e con molta semplicità e col sorriso, insomma. L'accoglienza sarà quella di casa, se vogliamo. Cercheremo di fare questo. Un pezzo di cultura del design che abbiamo voluto mettere al tavolo con i nostri ospiti è sicuramente Giulio Cappellini. Ho scelto Fronzoni proprio per omaggiare la nostra cultura e Jasper Morrison invece che ha uno sguardo internazionale, che è comunque una sedia che è molto accogliente e sicuramente Richard Ginori che comunque ha aperto le porte dei suoi fori produzione e mi ha fatto scegliere un po' tutto quello che volevo e quindi nel design ci siamo e come e con molta forza sono i nostri amici a fare la storia del design.